ragazzi, questa visita alla cripta ha reso freddo tutto verità e giustizia. Naturale. La cripta è il simbolo estremo della giustizia contro il crimine. A prova di evasione, la cripta è stata costruita con... Permettimi, Velma. Questa è materia mia. La cripta è costruita su un'isola vulcanica circondata da miglia di acque gelide. Protetta da 8 torri di guardia di solida roccia con filo spinato, blindata da un doppio cancello d'acciaio. All'interno, le strette deviazioni dei blocchi di celle trasformano la cripta in un labirinto di corridoi costruiti per disorientare persino la più sofisticata delle menti criminali, come l'astuto e pericoloso Stan Manolesta. È circondata inoltre da muri di roccia con filo spinato, da miglia di reti elettrificate con filo spinato, 6 torri di guardia naturalmente con filo spinato, pozze di sabbie mobili e con filo spinato, cannoni laser, squali bianchi con cannoni laser, un agghiacciante orologio a cucù, un esercito di sentinelle robot, guardie emananti radiazioni atomiche con filo spinato! Forse ho indorato un po' la pillola sul finale. Un attimo, aspetti, è il bottone dell'intrappola e smaschera! Visto, generale? Va bene. Ha un'ora per interrogarli. Dunque, signor Jones, mi parli della strana tecnologia quasi aliena del veicolo in cui vi abbiamo trovati. Che cosa insinua? Che ha intuito? Ho intuito che lei insinua. E che insinua se ha intuito ciò che insinua? Esattamente ciò che intuisce. Ok, signorina... Blake, quanti alieni sono diretti sulla Terra? Quali sono i vostri piani? Voglio i grafici delle armi, le capacità di difesa, i compiti! Wow, dentro di lei c'è ancora un bambino spaventato. Lo so, qualche volta si ha l'impressione che neanche tutti gli abbracci del mondo ci facciano star meglio. Ha ragione, mio papà non mi ha mai detto che sono bravo, mi... Esci dalla mia testa, aliena! Tu devi aver capito tutto, eh? Hai copiato le nostre sembianze umane, il nostro linguaggio, ma hai dimenticato una cosa importante. Shaggy non è un normale nome umano. Ok, va bene. Il mio vero nome è Normal. Anche se ammettessi che gli extraterrestri hanno visitato la Terra, cosa altamente improbabile, ciò non giustifica affatto questo esercizio burocratico alla xenofobia paranoica. Bla bla, parli proprio da aliena. Ok, adesso ti farò solo una semplice domanda. E mi aspetto una semplice risposta. Per caso tu sei un alieno? No. Per me va bene. Anche se lo negano, sono convinto che siano alieni, tranne il cane, la sua storia è convincente. Alieni, ne è sicuro? Certamente, li guardi! A me sembrano un comune gruppo di ragazzi. Esattamente. Trasferiteli in una cella di custodia permanente. Sì, signore. Hai trovato degli indizi? No. Finché penseranno che siamo alieni, non andremo in fondo alla storia. Allarme sicurezza! Avvistato un intruso! Allarme che sicurezza! Che sta succedendo? Oh, non lo so, è confidenziale! È tutto confidenziale! Questa è una creatura che viene da Cipicchiolandia! Scappate! Un attimo, magari lui ha paura di noi come noi abbiamo paura di lui. Magari no! Impossibile! Ve lo dimostrerò. Piacere, io mi chiamo Daphne, ciao! Deve essere il suo modo di salutare. Guardate, stiamo comunicando! Hai riprodotto le mie sembianze con della stoffa strappata e altre cose. Ottimo lavoro, usciamo di qui. Oh, ma dai, c'ero quasi riuscita. Forse è uno smembramento amichevole. Vicolo cieco. Ehi, questo deve essere un badge. Sarà caduto a qualcuno durante il trambusto. Allora speccia col badge. Salve, generale Stoll. Forza, andiamo.
Che c'è? Ravi? Sì. Abbiamo appuntamento col direttore Bowman. Abbiamo chi? Oh. Salve! Controllo sicurezza. Certo, dobbiamo svuotare le tasche. Braccia in fuori. Vietato parlare. Lei immagino saprà che la cripta è chiusa e noi non siamo dei detenuti, giusto? Protocollo, giù le braccia. Quello è un altro set di chiavi? Io le chiavi le trovo digestive. Basta muoversi, restate immobili. Sono d'accordo con Velma, tutto questo è così necessario? Shh, poi ci metti nei guai. Da retta al cane. Non si è mai troppo cauti da queste parti. Non vorrete che qualcuno evada. No! Il problema non è quando uno entra nella cripta, Ravi, bensì quando esce. Direttore Bowman! Signor Jones, è un piacere conoscerla di persona. Perdoni la nostra guardia, è un tantino iperzelante dopo l'ultima evasione. Suggerisco di rinchiuderli qui per sempre, per il bene della Terra. Sa che penso io? Che sono dei ragazzi curiosi che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Se li lasciamo andare non diranno nulla di ciò che hanno visto, vero? Ma certo che no! Dire che cosa? Tecnicamente, se ci lasciate andare, siamo protetti dalla legge di libertà dell'informazione, quindi possiamo dire tutto quello che vogliamo. Ha ragione. Racconteremo al mondo intero dell'esistenza degli alieni. L'occultamento è finito! Che stai facendo, Velma? È troppo tardi per dire che io non li conosco. Chi siete voi? È un vero piacere venire in vacanza con voi, ragazzi! Almeno Atene è un bel cambiamento di scenario, no? Ma è una vecchia storia! In realtà, non siamo mai stati inseguiti da un'arpia. Ovviamente siamo in Grecia. Dobbiamo trovare un'altra uscita! Giusto, diamo un'occhiata. Le vecchie stanze spesso le nascondono. Si è mosso! Si apre qualche uscita? Il tetto si abbassa! Daphne, cosa hai premuto? Questo qui, la luce del re! Spingete anche il mignolo, basta che funzioni! Sì, un dito qualunque! Torna su quella parete! Wow! Cosa sono tutti questi numeri? La maggior parte sono barrati. Forse Stan teneva il conto dei giorni di pena che aveva scontato. Guardate, delle orme. Beh, dopo una giornata passata a scrivere numeri assurdi, chi non starebbe a guardarsi contro il muro per un paio d'ore? Sto bene! Un tunnel, ecco come Stemman Lest è riuscito a evadere. A piede lesto? Ci sarà voluta una vita per scavarlo. Chissà dove conduce. Beh, visto com'è malconcio Stan e Manolesta, non sono interessato a scoprirlo. Non preoccuparti, Shaggy. C'è una luce alla fine del tunnel. Oh, che ragazza mistica che sei. No, dico sul serio. C'è una luce alla fine del tunnel. Cos'è questo posto? Una pozzanghera? Ha uno strano odore. Non so a che servano queste lampade, ma la corrente viene da lassù. È il momento di arrampicarsi. L'ufficio del direttore. Strano. Questo è l'ultimo posto in cui un evaso vorrebbe andare a finire. C'è anche il sostituto del direttore. So che cosa fare! È ovvio, la risposta doveva essere alla fine della storia, no? Fred, Daphne, quando lo dico io, aprite la porta. Ehi là, Arpia, ti ricordi? Fidati di me. Ora! Vediamo chi è in realtà questa Arpia.
Un uomo qualunque? Già, non l'ho mai visto prima. E voi? No, io no. Beh, abbiamo risolto il mistero. Io ho fame. Ho voglia di una pita bella grande. Ragazzi,